Tutti gli istituti scolastici riapriranno il 24 settembre. La Giunta non tiene conto della richiesta del Consiglio di posticipare l'apertura delle scuole interessate dal voto. L'opposizione, un atto scorretto. Più 16 positivi oggi in Calabria e c'è un soggetto in più, rianimazione a Cosenza. Attenzione ai focolai del Cosentino, si attendono gli esiti di 130 tamponi. Ionio sommerso dall'acqua, a Isola Capo Rizzuto danni ingenti, fiamme invece nell'alto Tirreno cosentino tra San Nicolo Arcella e Scalea. Al via Catanzaro da 3 giorni dedicata ai cantastorie provenienti da tutto il mondo. Buonasera dalla redazione TGTEN. Dunque, la scuola in primo piano, il Consiglio regionale aveva chiesto lo slittamento di qualche giorno dall'apertura delle scuole, in particolare per gli istituti che sono interessati dal voto. Ebbene, c'è stata una consultazione, ma alla fine la Giunta regionale, l'assessore Savaglio, ha deciso di far suonare la campanella nello stesso orario, nella stessa data per tutte le scuole. Sentiamo nel servizio il perché e la risposta di Flora Sculco. Un'unica campanella per tutte le scuole calabresi suonerà nello stesso giorno per tutti gli alunni il 24 settembre. La Giunta regionale non ha accolto la richiesta del Consiglio che aveva chiesto di posticipare l'apertura di istituti coinvolti come seggi elettorali. Sandra Savaglio, assessore all'istruzione della Regione Calabria, spiega così la decisione di non modificare e sdoppiare le date. Il 24 conferma, è stata dura, però diciamo che quelli che stanno lavorando sul serio e la stanno mettendo tutta, lavorano dalla mattina alla sera, tardi, notte. Ho incontrato adesso i ragazzi qui alla Regione della Protezione Civile che si stanno impegnando tantissimo, e quindi io spero che riuscirà ad entrare in classe il 24. C'è stato un problema tecnico, ci si era messi d'accordo da far slittare solamente i plessi che sono impegnati come seggi elettorali, ma fare le cose in due modi diversi avrebbe complicato troppo il calendario scolastico, quindi alla fine ieri abbiamo passato la giornata a convincere il Consiglio regionale a tornare indietro. Una decisione che naturalmente ha lasciato qualche strascico. Sentite Flora Sculco. Dimostra grande scorrettezza anche da parte dell'assessore Savaglio, perché noi consiglieri regionali apprendiamo dalla stampa questa decisione di ignorare completamente un indirizzo che era stato assunto all'unanimità dal Consiglio regionale calabrese, che non era nato così per caso, ma era giustificato da una valutazione, da una considerazione voi tutti sapete bene e noi tutti sappiamo che in molti comuni calabresi si svolgeranno le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e in tutti i comuni calabresi comunque si svolgeranno le elezioni referendarie e quindi i nostri istituti scolastici saranno sede di seggio elettorale. Considerato che lo spoglio potrebbe durare, protrarsi per ore, gli operatori che saranno al lavoro per rimettere in ordine, in sicurezza e sanificare le aule per la ripartenza dell'anno scolastico avranno solo poche ore a disposizione. Inoltre noi avevamo proposto la possibilità di considerare di posticipare appunto l'avvio dell'anno scolastico al 28, anche perché molti di noi consiglieri regionali che sono presenti sui diversi territori della Calabria avevano raccolto le preoccupazioni di tanti operatori, di dirigenti, di insegnanti, delle stesse famiglie preoccupate di un ritorno a scuola sicuro per i propri figli. E vediamo qual è la situazione nelle scuole calabresi a pochi giorni dall'apertura dell'anno scolastico. Oggi noi abbiamo visitato l'Istituto di Istruzione Superiore Lucrezia della Valle di Cosenza. Vediamo com'è andata. Operatori scolastici al lavoro a Cosenza, all'Istituto di Istruzione Superiore Lucrezia della Valle, si mettono a punto gli ultimi accorgimenti per la riapertura dell'anno scolastico, prevista il prossimo 24 settembre, a meno di cambiamenti dell'ultimo minuto. E anche in questa scuola sono state rispettate le norme previste dall'emergenza Covid. Con la dotazione che avevamo dagli anni precedenti abbiamo cercato di predisporre gli spazi e attrezzandoli in maniera ottimale. Avendo un numero elevato di alunni ci siamo anche preoccupati di predisporre tutta la sicurezza per i ragazzi e anche per i colleghi docenti.
Certo, è un work in progress perché, come lei ha visto, abbiamo lavori da parte dell'ente locale della provincia che sta mettendo in sicurezza piuttosto che ci sta ampliando gli spazi e quindi stiamo lavorando giorno per giorno, ma credo che il 24 riusciremo comunque a partire. Ecco i banchi distanziati che anche qui, come in altri istituti, non sono arrivati in tempo come promesso dal Ministero. Lezioni in presenza e DAD sono le disposizioni previste. La dirigente ha previsto un primo periodo in cui le prime classi saranno tutte in presenza, anche per farle adattare a questo nuovo percorso, a questo nuovo corso. Le classi dalla seconda alla quinta invece faranno una didattica a distanza per poi rientrare, diciamo, dopo la prima decina di ottobre, confidando nel termine dei lavori che comunque impegnano spazi, a far rientrare tutti, però con modalità mista, cioè di gruppi classe divisi metà in presenza e metà in collegamento da casa. Quindi stiamo potenziando le linee di internet e wifi e tutte le classi sono dotate di collegamenti di LIM adeguate allo scopo. Come può ben vedere, abbiamo proprio segnato la postazione dei banchi, prevedendo, a parte la distanza fra le rime famose, rime buccali previste dal Ministero, anche la distanza per le vie eventualmente di fuga, perché non dobbiamo dimenticare. Per quanto riguarda gli studenti disabili e le insegnanti di sostegno, ecco l'orientamento previsto dall'istituto. I ragazzi disabili siano presenti sempre in classe, in maniera tale da dare loro l'opportunità di socializzare e quindi il docente sarà conseguentemente presente. Procederemo nei prossimi giorni a garantire la continuità per i colleghi che sono rimasti con noi e ad assegnare i nuovi casi ai colleghi che sono sopraggiunti. La pagina del Covid-19 con la situazione in particolare nel Cosentino dove aumentano i contagi, ci sono diversi focolai accesi e diverse indagini in corso da parte della task force dell'ASP guidata da Mario Marino. Risale a 3 il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva a Cosenza per le conseguenze del contagio da coronavirus. Stabile invece quello dei ricoveri malattie infettive. Complessivamente in Calabria sono 4 i soggetti che hanno avuto bisogno del trasferimento di rianimazione. Oltre ai 3 dell'Annunziata, un quarto è ricoverato a Catanzaro. Si attendono i risultati dello screening effettuato nei CAS di Amantea nei giorni scorsi. Tra i tamponi e seminari è stato riscontrato per il momento un solo positivo, così come sui 79 tamponi eseguiti a Mongrassano è emersa una sola positività. Cresce seppur lentamente il numero dei casi sullo Ionio, si tratta di un soggetto non legato ai focolai persistenti. L'indagine epidemiologica avviata dopo la scoperta di un caso positivo nel ristorante dell'area urbana di Cosenza ha svelato oggi 3 casi collegati. Anche in questa circostanza la task force dell'ASP dovrà risalire ai contatti per circoscrivere un focolaio potenzialmente pericoloso. Per quanto riguarda la provincia di Cosenza, nella giornata di domani si attendono i risultati dei 130 tamponi già eseguiti. E vediamo adesso la situazione cristallizzata dal bollettino diramato dalla Regione. In Calabria, ad oggi, sono stati effettuati 178.292 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.757, più 16 rispetto a ieri. Quelle negative sono 176.535. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 11 in reparto, 1 in terapia intensiva, 34 in isolamento domiciliare, 187 guariti, 33 deceduti. A Cosenza 9 in reparto, 3 in terapia intensiva, 105 in isolamento domiciliare, 465 guariti, 34 deceduti. A Reggio Calabria 6 in reparto, 97 in isolamento domiciliare, 304 guariti, 19 deceduti. A Crotone 20 in isolamento domiciliare, 117 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 8 in isolamento domiciliare, 85 guariti e 5 deceduti. Da altra regione stato estero 208, nel totale compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. I ricoverati del setting fuori regione 8 e dei migranti 1 sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro sono 13, di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'azienda
ospedaliera di Cosenza sono 13. Di questi, 3 sono non residenti, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting fuori regione. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. Oggi si registrano 9 nuovi casi, di cui un migrante del CAS di Amantea, un caso da rientro, 3 casi riconducibili al focolaio di Cosenza, relativo a un ristorante, 2 casi riconducibili al focolaio di Chianciano, un caso contatto del dipendente del comune di Mongrassano, un caso di Corigliano Rossano con indagini in corso. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.720. Nel conteggio non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. C'è un caso che riguarda il mondo del calcio e la Serie B in particolare, con Gabriel Charpentier, giocatore della Regina, che proprio oggi è stato ufficializzato come acquisto. L'ex attaccante dell'Avellino, proprietà del Genoa, arrivato a Reggio Calabria, è positivo, è asintomatico, è stato posto in quarantena, ma oggi è stato anche trasferito al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria per il trattamento del caso. Il terzo ciclo dei tamponi ha confermato la positività al Covid-19. Adesso cambiamo argomento, guardiamo gli effetti del ciclone mediterraneo che si è abbattuto sullo Ionio, adesso viaggia e si sta spostando fortunatamente, almeno per quanto riguarda la nostra regione, sulla Grecia. La 106 è stata interrotta, case allagate, tombini saltati, auto in difficoltà, emergenza maltempo, in particolare a Isola Caporizzuto nel Crotonese, dove il tifone mediterraneo ha provocato danni e disagi. Acqua e fango, ecco la statale 106 interrotta questa mattina per una serie di allagamenti, il violento nubifragio che ha trasformato le strade in torrenti con non poche difficoltà per le automobili si è abbattuto in particolare su Isola Caporizzuto che, secondo quanto reso noto dagli esperti meteo, è stata sfiorata dal sistema di tipo tropicale Udine che si è formato sullo Ionio. In poche ore, dalle 7 di questa mattina, si sono registrati danni e disagi. Caduti già più di 140 mm di pioggia con un'intensa attività elettrica che vuol dire tanti fulmini. Il traffico della 106 è stato fatto passare dal centro abitato. Ragazzi, guardate la spiaggia delle Castelle. Ciao, non c'è più. Le onde lunghe fino a 2-3 metri hanno raggiunto le coste ioniche e al porto di Le Castella il forte vento ha causato problemi per le imbarcazioni, alcune delle quali hanno rotto gli ormeggi e sono affondati. Sempre nella località turistica il fiume è straripato, travolgendo ogni cosa nei villaggi. Sembra incredibile, ma lo scenario è completamente diverso sul Tirreno Cosentino, in particolare a Scalea e San Nicola Arcella, vasti roghi in diversi centri e le fiamme hanno lambito anche le abitazioni. Vediamo. L'Alto Tirreno Cosentino nella morsa del fuoco. Il fumo denso rende l'aria irrespirabile, ostacola la visuale. Vasti roghi a San Nicola Arcella e a Scalea. Il vento rende difficile il lavoro dei vigili del fuoco. In fiamme arbusti di macchia mediterranea, ma le fiamme a Scalea hanno lambito anche alcune abitazioni. Paura per gli abitanti della zona. Quest'uomo guarda dalla finestra le fiamme che avanzano minacciose, fiamme contrastate dall'incessante lavoro dei Canadair, degli elicotteri e delle squadre a terra dei vigili del fuoco. In fiamme anche alcune pedane accatastate su questo balcone. Sono 4 gli incendi di notevoli proporzioni che hanno interessato la costa tirrenica cosentina. A destare maggiore preoccupazione il rogo che si è sviluppato tra Scalea e San Nicola Arcella. Le fiamme hanno raggiunto anche alcuni casolari e ricoveri per animali. Nella notte le fiamme hanno interessato anche l'area dell'ex Marlane che si trova tra Praia a Mare e Tortora. L'incendio di San Nicola Arcella in zona Marinella si è propagato intorno a 1 di notte e ha interessato un'area molto vasta. Le fiamme hanno raggiunto Contrada Vannefora, dove i residenti hanno dovuto evacuare le loro abitazioni. Non si registrano feriti, ma i danni sono davvero ingenti, con migliaia di ettari di vegetazione andati in fumo.
Crescono le adesioni al gruppo di cittadini che chiede interventi urgenti per mettere in sicurezza la strada delle Terme, un'importante arteria viaria dove però non c'è linea di telefonia mobile neanche colonnine di SOS con le quali allertare i soccorsi in caso di necessità. Questa è la strada delle Terme, un tracciato di oltre 25 chilometri che collega San Marco a Guardia Terme. Su questa strada però non c'è copertura telefonica. In caso di incidente o guasto alle vetture, difficile, anzi impossibile, allertare i soccorsi. C'è adesso un gruppo costituito da oltre 2.500 persone che chiede a gran voce a chi di competenza di intervenire e risolvere al più presto le criticità che riguardano l'importante arteria stradale. Evidenziano lo stato di pericolosità del tratto che va da Fagnano Castello a Guardia Piemontese. Una strada, sottolineano, che ormai è diventata una seconda 106 con numerosi incidenti, anche mortali. Le vittime fino ad oggi sono 12, tra queste anche Manuel Cesta, un giovane centauro in ferie in Calabria. Rimase sull'asfalto per più di un'ora cosciente prima che arrivassero i soccorsi. Morì dopo il trasporto in ospedale. E se i soccorsi fossero arrivati prima, Manuel poteva essere salvato, si chiedono i promotori del gruppo. Bisogna intervenire al più presto, sottolineano, per mettere in sicurezza questa strada, anche installando ad esempio colonnine come questa che renderebbero più tempestivi i soccorsi in caso di incidenti o di guasti ai tanti mezzi che circolano quotidianamente su questa arteria nevralgica per la nostra regione. Ed ora a Castrovillari per l'iFest, International Film Festival, che ha coinvolto anche la casa circondariale in un progetto nuovo e molto particolare. Vediamo. Chiama Cinema Senza Confini ed è il progetto targato ai Fest People, partito domenica scorsa e fino al 20 settembre regalerà agli amanti della pellicola momenti di riflessione e svago a Castrovillari con una serie di appuntamenti dedicati al grande schermo, uno dei quali si è svolto all'interno della casa circondariale Rosetta Sisca con una giuria costituita da detenuti e rappresentanti dell'amministrazione penitenziaria. Il significato di una manifestazione così importante dal mio punto di vista affonda le radici in quello che è l'insegnamento cattolico e in particolare di Sant'Agostino, che dice che la punizione è giusto che ci sia come strumento di redenzione, ma al tempo stesso deve essere coniugata con l'articolo 27 della Costituzione, quindi il tempo che i detenuti passano in istituto non deve essere sprecato, non deve essere passato oziosamente. Ed ecco quindi che nasce lo spunto per partecipare a questo Festival del Cinema. L'evento cinematografico internazionale con la direzione artistica dell'attore Giuseppe Panebianco, organizzato dall'associazione culturale White Side Group, annovera partner prestigiosi non solo del nostro territorio, ma il progetto di coinvolgere anche i detenuti ha un valore educativo, un'esperienza vissuta per stimolare il processo interiore che costituisce un momento cruciale della revisione critica a cui la pena deve tendere per risocializzare. Abbiamo portato qui il contest Orizzonti Short 2020, quindi 20 cortometraggi selezionati da tutto il mondo. Abbiamo Francia, Spagna, Stati Uniti, Giappone, Corea, veramente una selezione importante, con lavori già che hanno vinto Globo d'Oro, partecipanti al David, selezionati a Cannes, quindi una cosa molto bella. È anche un po' un esperimento sociale, perché la stessa selezione verrà giudicata da una giuria di tecnica, appunto, e da una giuria popolare. Quindi insomma andremo a vedere questi tre ceppi di persone culturalmente e socialmente abbastanza diverse fra loro, che cosa andranno a incoronare come miglior film. La Calabria si prepara ad ospitare il Giro d'Italia che sarà nella nostra regione nel mese di ottobre, vediamo. Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con la Una serata di ricordi, racconti, aneddoti, filmati, musica e danza per presentare nel chiostro del protoconvento francescano di Castrovillari l'attesa tappa del Giro d'Italia, quello che sarà il sesto appuntamento della Corsa Rosa che partirà dalla città del Pollino l'8 ottobre per arrivare a Matera dopo 188 chilometri. Aspettiamo che il Giro arrivi qui e siamo sicuri che, come al solito, sarà
una grandissima festa di popolo. Un'occasione per rivivere e ripercorrere la storia d'amore fra il Giro e Castrovillari attraverso i precedenti arrivi e partenze di tappa. È una cosa stranissima, però il giorno della tappa c'è un fermento particolare nella gente, c'è un clima particolare che hanno vissuto tutti e che sicuramente si rinnoverà con la tappa che ci aspetta. Una bella serata per raccontare gli oltre 100 anni del Giro d'Italia, le tappe castrovillaresi proiettati verso l'8 ottobre per il sesto appuntamento della carovana in rosa, la Castrovillari Matera. Io pensavo che fosse un'edizione semplice, ma invece è successo quello che è successo, è slittato di 5 mesi. Io pensavo che alla fine non si sarebbe fatto, insomma. Invece io aspettavo la partenza del Tour de France. Partito il Tour de France ho cominciato a credere che anche il Giro dovesse partire, come sicuramente partirà. Il prossimo non dipende da me. 3 giorni dedicati ai Cantastorie Catanzaro, festival di cui è direttore artistico Francesca Prestia, che si concluderà sabato prossimo, iniziativa patrocinata dal Comune all'obiettivo di rivitalizzare il centro storico della città. I Cantastorie si sono dati appuntamento a Catanzaro Festival Nazionale al via ieri nel complesso monumentale San Giovanni, iniziativa che si concluderà sabato prossimo con un concerto nel centro storico della città capoluogo. Tra gli obiettivi del festival sostenuto dall'amministrazione comunale, quello di far rivivere il cuore antico di Catanzaro, ospiti nazionali e internazionali per la kermesse. Oltre a Otello che il Mastro Cantatore ospite speciale del festival, ci saranno anche Lisetta Lucchini della Toscana, Rita Botto della Sicilia, e Biagio Accardi del Pollino, e Farzaneh Jurabci dell'Iran e Boto Sissoko del Senegal. Ma chi sono i Cantastorie? È colui o colei che attraverso l'arte del canto, della musica e del racconto sottrae dall'oblio dei personaggi e degli eventi, non li fa dimenticare. Personaggi che non sempre sono vincitori della storia, spesso sono vinti, però per questo vanno ricordati, perché a volte ricordando gli errori commessi nel passato l'uomo può correggersi e può intravedere delle soluzioni alle problematiche del presente. Quindi il Cantastorie è come un libro che parla e che canta per tutti, perché anche chi non ha studiato, nel passato molti erano gli analfabeti in Italia e nel mondo, però i Cantastorie riuscivano comunque a raccontare la storia, a trasmettere la cultura con semplicità, nelle strade, con uno strumento. Ognuno di noi ha vissuto degli attimi di felicità, seppur nelle restrizioni della quarantena, degli attimi in cui si sono apprezzate le cose semplici della vita. Carmela Formoso ha raccolto questi scatti di luce nella quarantena, fotogrammi di felicità, in un libro. Vediamo. Una serata densa di emozioni e di gioia, quella vissuta al Museo del Presente di Rende in occasione della presentazione del libro Scatti di luce nella quarantena. 55 storie scritte da altrettanti ragazzi della scuola secondaria di primo grado de Coubertin di Rende, coordinati dalla loro insegnante di lettere Carmela Formoso, che ne ha curato la stesura fino al momento della pubblicazione. Io sono stata una tessitrice di positività, ho cucito questi scampoli di luce e ne ho fatto un vestito elegante di felicità. Ho chiesto ai miei ragazzi di cambiare la prospettiva, di puntare l'attenzione sul bello, sulla felicità, sulle cose buone e di non pensare alla tristezza che questa pandemia ci aveva costretto a vivere. Scatti di luce nella quarantena è solo un cambio di prospettiva, un modo diverso di vedere il mondo quando è chiuso, quando è triste. A coordinare magistralmente la serata è stata Rosalba Baldino, caporedattore di Tentel Europa Network, dove tra l'altro Carmela Formoso occupa un ruolo di prestigio. Tanti i relatori, tra cui Attilio Sabato, direttore di TEN, l'editore Michele Falco, l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Rende Marinella Castiglione e la dirigente scolastica Rosalba Borrelli. La pandemia è coincisa con il periodo più drammatico della vita di Carmela Formoso, provata da una malattia importante e cure devastanti che non le facevano più pensare al futuro.
Sono stati proprio i suoi alunni, attraverso un computer, in un tempo sospeso e con le aule vuote, a riconsegnarle il futuro e a farle pensare a domani. I ragazzi mi hanno dato la forza di combattere, di guardare al futuro, perché un futuro a un certo punto della mia vita non l'ho visto più. I ragazzi sono stati in questo la mia luce e allora dico, se io la mia luce ce l'ho, anche loro sicuramente avranno un loro momento di gioia. Il libro, così come lo ha definito Attilio Sabato, è un vero e proprio viaggio nella solitudine di 55 ragazzi durante la pandemia. Una solitudine che è stata riempita dal tempo dedicato agli affetti e da una maggiore consapevolezza che è riuscita a trasformare in opportunità il lungo periodo del lockdown. Scatti di luce nella quarantena è stato definito un manuale di sociologia e resterà sicuramente un documento storico prezioso per le generazioni che verranno. Anche per questo Carmela Formoso ha voluto dedicarlo a suo figlio. Mio figlio, più che figlio, è stato a un certo punto badante, si è preso cura di me. Io nel momento più duro della mia vita mi sono sentita fortunata, sembrerei folle forse. No, mi sono sentita fortunata perché c'è stato un abbraccio d'amore così forte da parte di tutti che nonostante il tumore io mi sono sentita la persona più fortunata del mondo. Una bella intuizione da parte di una bellissima persona. Adesso la rubrica dedicata alla borsa. Le borse europee risalgono dai minimi di giornata, in scia al parziale miglioramento di Wall Street, ma chiudono comunque in territorio negativo. La Fed ha confermato l'approccio accomodante, con tassi prossimi allo zero almeno fino al 2023, ma non ha fornito dettagli più precisi sulla politica monetaria e ha posto l'accento sull'incertezza dell'outlook. Per l'Istituto di Washington la ripresa resta subordinata alla capacità di controllare la diffusione del coronavirus e sono necessari nuovi stimoli fiscali. La Casa Bianca è pronta ad adottare un più ampio pacchetto di aiuti economici nell'ambito dei negoziati con i democratici, con l'obiettivo di raggiungere un accordo entro i prossimi 10 giorni. Dall'agenda macroeconomica sono giunti i dati finali di agosto sui prezzi al consumo dell'Eurozona, in calo dello 0,2% su base annua rispetto al più 0,4% di luglio. Negli USA le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione al 12 settembre si sono attestate a 860.000, sostanzialmente in linea con il consensus e lievemente in calo rispetto alla rilevazione precedente. A Piazza Affari il FTSE MIB archivia gli scambi in calo dell'1,1%, mentre limitano le perdite l'IBEX 35 di Madrid a meno 0,3%, il DAX di Francoforte a meno 0,4%, il FTSE 100 di Londra a meno 0,5% e il CAC 40 di Parigi a meno 0,7%. Oltre oceano Dow Jones a meno 0,1%, sostanzialmente annullato l'iniziale ribasso, mentre l'S&P 500 viaggia in rosso a meno 0,6%, come il Nasdaq a meno 1,1%. Sul Forex l'euro-dollaro scambia poco mosso in area 1,182, mentre il cambio tra biglietto verde yen scivola a 104,75. Tra le materie prime accelerano le quotazioni del greggio, con il Brent a più 2,4% a $43,3 e il WTI a meno 1,9% a $40,9. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund resta poco mosso a 144 punti base, con il rendimento del decennale italiano in calo allo 0,95%. Tornando a Piazza Affari, Telecom Italia meno 2,8% arretra, in scia le indiscrezioni su una possibile opposizione dell'antitrust europeo all'aggregazione con Open Fiber, in ribasso anche STM a meno 2,65% e Enel a meno 2,6%, mentre avanzano Pirelli e A2A più 2,4%. Grazie, buon proseguimento di serata. Abbiamo già parlato di meteo, ma adesso vediamo le previsioni per le prossime ore. Nella giornata di giovedì si formerà sullo Ionio un ciclone di tipo tropicale che però, seguendo la sua traiettoria, relegherà ai margini la nostra regione, dove comunque è previsto un modesto peggioramento del tempo. Si ricorda che il Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACAL e la Protezione Civile hanno emesso un messaggio di allerta arancione sul Regino e parte del Vibonese interno, gialla altrove. Domani tempo in generale miglioramento, anche se non mancheranno piovaschi residui e isolati sul Vibonese e Regino Tirrenico interni, così come nel pomeriggio possibilità di rovesci sull'area del Pollino, in locale sconfinamento su Cosentino interno.
In serata miglioramento ovunque, temperature nuovamente in rialzo. Passiamo a mari e venti, domani mar Tirreno quasi ovunque, mosso, lo Ionio sarà invece mosso sotto costa, molto mosso a largo. Il moto ondoso sarà comunque in lieve diminuzione ovunque, venti che soffieranno da ovest deboli o al più moderati sul Tirreno, da nord-ovest localmente forti sullo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci ancora, buona serata.